circa una ventina di minuti, con un paio di minuti per ogni, poi a seguire. Preferirei, se non avete il contrario, alla fine di ogni presentazione lasciare lo spazio dei 2 minuti per le domande, in modo tale da essere eventualmente un po' più mirati piuttosto che alla fine e richiamare. Tutti gli altri più o meno un quarto d'ora, vi segnalo quando mancano gli ultimi 2 minuti e poi facciamo il resto diciamo, dello speaching e della discussione. Allora, appunto, comincerei con Riccardo Fattorini, il ruolo dei gesti significativi del docente nei video multimediali per l'educazione. Magari se all'inizio ho 2 secondi di inquadramento per chi non lo conosce, insomma, di quella che è la sua attività e poi possiamo cominciare. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io lavoro qui all'Università degli Studi di Trieste, lavoro al, diciamo, al centro per il learning che è stato istituito in questo Ateneo. Mi sentite? La professoressa Paoletti è il delegato rettorale per il learning, a fianco all'attività comune, insomma, di produzione di moduli per il learning, ci occupiamo anche di aspetti di ricerca e questa è una ricerca che è attualmente in atto relativamente all'utilizzo dei gesti nella produzione di moduli da distribuire online. Perché questo? Allora, l'attualità si sta mostrando che la diffusione della figura del relatore nei corsi, soprattutto nei MOOCs, è sempre più presente, cioè si va oltre a quella che è la semplice comunicazione orale del relatore, ma viene presentato il relatore possibilmente a figura quasi intera e questo relatore molto probabilmente produce dei gesti nella sua narrazione. Quello che attualmente è il trend per quanto riguarda i corsi online da parecchi lavori di ricerca è che una lezione dovrebbe essere sicuramente corta, dovrebbe presentare la faccia del relatore e soprattutto dovrebbe essere inclusiva. Questo è un esempio di un corso tratto da Coursera, vediamo infatti che la relatrice addirittura è a figura intera e illustra chiaramente quello che sono gli oggetti della lezione. Perché mettere la figura del parlante in un intervento online? Allora, questo sicuramente presenta dei fattori positivi, perché sicuramente può agire sulla motivazione e l'apprendimento dei discenti, però relativamente a questo diciamo che potrebbero presentarsi dei fattori di carico importanti durante la fruizione del materiale, perché l'attenzione potrebbe spostarsi e quindi la parte concettuale della lezione potrebbe andare persa a scapito, cioè a favore magari di una parte più diciamo emozionale, di comunicazione emozionale da parte del relatore. Questo sicuramente può essere un vantaggio, sicuramente esiste uno svantaggio per quanto riguarda il carico cognitivo, esiste un vantaggio per quanto riguarda quello che è il coinvolgimento da parte dei discenti. Allora, quindi il nostro scopo è stato in questa ricerca, che è una ricerca ancora in progress, siamo intanto fermi a un esperimento pilota, che è quello che vi racconterò in questa esposizione. L'esperimento però prevede varie condizioni che vi narrerò più avanti. Quello che è scopo, appunto, scopo dell'indagine è studiare l'effetto della figura, cioè come presentare il relatore in lezione online e soprattutto l'importanza di gesti che abbiano significatività relativamente ai concetti illustrati. Relativamente a questo, noi abbiamo fatto riferimento alla ricerca, quella che è diciamo la. Pronto?
Dai un controllo al microfono perché la voce dai, vai e viene, ho controllato anche il mio. Che io era... sento benissimo, mi sentite? Adesso sì, però durante il, diciamo così, lo speeching va su e giù, tutto lì. Magari fosse un po' più lento, magari. Grazie. No, ma puoi continuare tranquillamente. Un attimo solo. Ecco. Ecco, adesso probabilmente mi sentirete meglio. E quindi abbiamo usato la distinzione per quanto riguarda i gesti di Mario Cardonetto, che identifica gesti con informazioni che hanno informazioni congruenti relativamente ai concetti espressi. Sono ad esempio quelli che vengono definiti gesti conici, gesti deietici, gesti batonici, e poi una seconda categoria di gesti riguarda invece quei gesti di tipo espressivo che non hanno nessuna relazione con i contenuti che vengono esposti nella lezione. Quindi la nostra ipotesi è appunto che le condizioni che presentano maggior apporto informativo dovrebbero risultare appunto quelle che producono esperienze d'uso più ricche e livelli di apprendimenti maggiori. Per far questo abbiamo creato quattro condizioni stimolo, che sono quelle qui presentate. C'è una condizione che è quella di un piano cosiddetto americano, cioè il relatore viene ripreso in figura quasi intera, cioè tre quarti, no? non si vedono le gambe, in associazione con le slide. Via via, da questa condizione abbiamo creato delle condizioni impoverite, la condizione solo piano americano e senza le slide, la condizione mezzo busto, tipo diciamo il giornalista della TV con le slide, e poi la condizione è solo slide e audio. Per questa presentazione noi abbiamo i dati relativi all'esperimento pilota per la prima condizione, quella del piano americano associato alle slide. Cosa abbiamo misurato per questa condizione? Il livello di apprendimento, aspetti relativi all'attenzione, l'utilità della lezione, la facilità d'uso nel farlo e la preferenza per la tipologia di presentazione. La raccolta dei dati è stata condotta tramite un questionario online perché risultava più comodo coinvolgere in questa maniera i partecipanti all'esperimento. Allora, qui abbiamo un po' di dati, quello che risulta, solo appunto per l'esperimento pilota sul piano americano, è che tendenzialmente, ricordo che questi sono dati di un esperimento pilota, quindi abbiamo raccolto dati solo su, purtroppo per il momento su 6 soggetti, c'è una preferenza relativa alle parole del docente. Questo in ogni caso, relativamente alla domanda a cosa hai prestato attenzione, a cosa sembrava particolarmente utile durante la lezione, cosa sembrava facile da seguire e cosa assolutamente non dovrebbe mancare in un corso online che prevede l'esposizione da parte del docente. Per quanto riguarda le preferenze, abbiamo sempre un'attenzione alle parole del docente, mentre facendo la controprova sulla difficoltà d'uso, le parole del docente appunto sono quelle più facili da usare. Per quanto riguarda l'apprendimento, diciamo che su una scala a 5 punti gli studenti hanno valutato se stessi, hanno valutato il proprio apprendimento con una media di 3,5.
Allora, concludendo, cosa possiamo dire? Che da questo esperimento pilota sicuramente c'è una preferenza forte per le parole del docente. I gesti prodotti dal docente in questo caso non hanno un valore superiore alle parole. Obiettivo appunto della ricerca è capire sui grandi numeri se la gestualità assume un valore maggiore nella fruizione da parte degli utenti. Vi ringrazio. Grazie intanto, se ci sono domande. C'è una domanda. Verrebbe qua così, vieni qua così. Abbiamo. Prego. Salve, buongiorno. La domanda è relativa al fatto se ci fosse un'istruzione o comunque una regia da parte del docente di produrre determinati gesti in associazione ad alcuni concetti o parole, cioè se fossero solo gesti naturali, istintivi, oppure se ci fosse appunto una regia, una preparazione in tal senso. La domanda è correttissima e la ringrazio. Per questa condizione il docente non aveva ricevuto istruzioni particolari su produrre gesti associati ai concetti. Adesso abbiamo prodotto nuovi stimoli, nuove soluzioni stimolo in cui questa istruzione è stata data e è stata anche condotta una regia a riguardo. Sì, grazie della risposta. Se qualche altra domanda? Ecco, un'altra domanda. Un attimo, arriva, prego. Sì, sì. Buongiorno, sono Luciana. Buongiorno. La mia domanda, io lavoro in un ambito aziendale, non un ambito accademico, per cui questa forse è una premessa importante. E quello al quale lei faceva riferimento probabilmente è adattissimo per una docenza accademica trasmessa online. Nel nostro caso invece si tratta di produrre corsi dove i contenuti ci vengono forniti da degli esperti e vengono poi prodotti per essere erogati a dipendenti, ad esempio, di un'azienda sanitaria, dove non necessariamente l'esperto di contenuto ha competenze espositive o competenze tali da consentire questo tipo di videoregistrazione. Per cui mi domandavo se l'utilizzo di uno speaker, di un attore o di una persona che si presti a fare questo tipo di parte ha un senso o meno. Secondo me, secondo noi, secondo le ricerche attuali, secondo anche quello che sta accadendo anche in ambito accademico, direi proprio di sì, tanto che in alcune soluzioni vengono utilizzati attori al posto dei produttori di contenuto. Qui volevo arrivare, ok, la ringrazio molto, grazie. A lei. Bene, ci sono altre domande? Bene, se non ci sono altre domande, intanto ringraziamo Riccardo per l'intervento e poi... Ringrazio a voi per la disponibilità a farci fare l'intervento online. Beh, per un convegno sul learning era il minimo, per certi versi. Se no c'era una contraddizione in termini, una semantica intrinseca, credo. Molto bene, grazie, ci sentiamo, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata.